Non lo so, comunque, se non danno i soldi, in parole povere. Eh sì, eh sì. No, ma cioè veramente qui poi cioè si rischierebbe non di andare come già come siamo, abbiamo detto poc'anzi, non di andare in Serie B a maggio, ma anzi di andare forse nell'eccellenza, in Serie D già da febbraio, da marzo, cioè quindi. Al massimo credo di sì. Per forza. Poi, cioè, sicuramente l'orizzonte che si intravede non è positivo, anzi, tutto il contrario. Allora, mi fermo un attimo però. Alla prestazione ieri sera dell'Inter, l'Inter che ha vinto 3-0 contro il Palermo, doppietta di Icardi, gol di Guarin e Icardi che hanno trascinato l'Inter contro un buon Palermo che è stato però sprecone, l'Inter poi ne ha di conseguenza approfittato ottimalmente. Sì, vai. Sì, bravi. Quando l'Inter perde c'è polemica perché perde, quando vince è colpa di uno e allora c'è polemica. È proprio vero che i tifosi non sono mai contenti, eh? No, sì, più che altro è stato scaturito da una non esultanza ai gol. Sì. Sì, poi come ci ha nella prima parte di Serie A Stari, come ci ha confermato Dario Liniana di Calciomercato Report, ieri a San Siro ad osservare proprio Mauro Icardi c'erano degli emissari, dei dirigenti del Manchester United, quindi si potrebbe anche profilare un'offerta in estate. Sì, però diciamo che poi l'Inter dovrà prendere qualcun altro. Intanto Osvaldo poi è praticamente ufficiale, mancano solo le visite mediche e andrà al Boca Juniors. Quindi sì. Insomma, un motivo ci sarà stato.
L'unico che a me finora è piaciuto è Brozovic, Sì, perché veramente, veramente molto bravo, molto bravo. Molto, molto bravo ad orchestrare il gioco, a girare la palla, comunque ha fatto molto bene. Sì, sicuramente. Prima mi ero dimenticato nel riassunto dei risultati del 3-1 del Napoli sull'Udinese. Andiamo proprio a parlare di questa partita. Un Udinese che però non è stata la stessa Udinese di, contro la Juve, di domenica scorsa contro la Juventus. Probabilmente non è riuscito a trovare gli stessi stimoli. Napoli che ha vinto e direi in modo meritato con degli ottimi gol di Mertens, Gabbiadini. E vabbè, poi c'è stato l'autogol, però una vittoria consolidata ottimalmente, anche se un Udinese che non ha mollato, ha anche creato delle occasioni, però non è stata particolarmente attenta come nella scorsa giornata contro la Juventus. Maggior forma fisica e tecnica, merito anche secondo me degli acquisti, quello che dicevo prima alla fine, in realtà il mercato si misura non sui nomi, non sulla carta, ma sulla funzionalità del gioco, e mi Sì. sembra che per adesso il Napoli ha comprato gente che funzionerà a suo modulo, non gente a casaccio, o gente infortunata, ancora peggio. Sicuramente. Poi Torino, mi sposto a sabato, la partita che ha aperto questa 22esima giornata. Il Torino che vince ancora, Claudio. Quarta vittoria di fila dopo Cesena, Inter e Sampdoria. Anche il Verona. Sì, invece. Sì, poi l'Athletic Bilbao non sta adesso vivendo un ottimo momento. Ieri ha perso 5-2 col Barcellona, però non conta molto, visto che comunque giocavano contro il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez, però è una squadra che comunque nelle ultime partite non ha fatto molti punti, però è sempre una squadra con ottima esperienza in campo internazionale. Anche nazionale, quindi è ben diversa la questione. Bisogna un po' vedere come si presenta ora, vedremo. Sicuramente, lasciando più libero Quagliarella, hanno fatto un bel lavoro anche dal punto di vista tecnico. E Ventura, non è come tutti pensavano qualche anno fa, non è lo scemo del villaggio come molti pensavano. Perché io mi ricordo quando l'avevano esonerato un sacco di volte, tanti anni fa, nel Cagliari, eccetera, tutti dicevamo lì. È un scemo di turno, invece è un professionista serio, una persona che di calcio ne capisce, uno che i giocatori li sa scegliere, perché penso che Beko ce l'ha messo lui nel mercato. Sì, poi comunque ha preso Maxi Lopez e Alvaro Gonzalez, non tantissimi giocatori, però due ottimi elementi. Comunque Joseph Martinez, questo giocatore che è stato preso in estate dal Torino, si sta rivelando un ottimo acquisto. Se ha segnato un altro gol sabato. E quindi diciamo che alla fine. Tutti quei tifosi che si lamentano del Torino, ovviamente quando la squadra non va è giusto che si lamentano i tifosi, però ovviamente ne ho visti molti anche farlo con troppo pessimismo e adesso direi che invece stanno godendo di questo ottimo periodo del Torino che addirittura potrebbe riproporsi per l'Europa come ha fatto l'anno scorso. Correggere. Oppure Claudio semplicemente ha oliato
i meccanismi che non funzionavano proprio bene a inizio stagione, a settembre, ottobre, novembre. Quindi, cioè, ha oliato i meccanismi e adesso stanno ingranando la marcia e i risultati stanno dando ragione perché sono 12 punti, 4 vittorie di fila che, cioè, non sono... Quasi. Probabilmente sì. Vittoria della Roma invece, Claudio. Vittoria della Roma importantissima. 2-1 contro il Cagliari. Anche se fossi nei panni di Garcia, non è che mi entusiasmerei particolarmente, visto che non è stata una super vittoria della Roma. È stata una vittoria targata dai giovani, Verde e Paredes. Però una Roma ancora troppo instabile. È stato un Cagliari più che altro che, a differenza delle altre squadre, ha punto poco la Roma. La Roma che ha fatto comunque tantissimi errori lo stesso in difesa e non è riuscita poi il Cagliari a punirla come si deve. Però non c'è stata molta positività, secondo me. Verde, Altri sì. giocatori che sicuramente sono interessanti. È una Roma, secondo me, che deve rivedere un po' la difesa, perché ha preso il gol del Cagliari in maniera abbastanza banale, nel senso che è un errore. C'è da dire anche comunque il Cagliari, insomma, crea sempre qualche grattacapo, si sa. In conclusione, cioè, secondo me la Roma ha sbagliato anche il mercato gennaio, aveva la possibilità di fare qualcosa. Si è fossilizzata probabilmente su un attaccante, ignorando che probabilmente aveva altri problemi. Non so se è più arroganza o più errore della società. Arriva comunque con due attaccanti che sono campioni della Coppa d'Africa, questo porterà sicuramente morale. Vedremo ora, grazie a chi dice che siete soddisfatto, io inizierei a porre dei problemi. No, perché sono soddisfatto. Io non sarei comunque soddisfatto perché non è quella Roma di inizio anno. Sì, però comunque, cioè, io non credo che siano delle scuse questi infortuni, perché comunque ci sono Yang Ambigua, c'è cioè Astori, c'è cioè Olebas, cioè, in difesa ci sono i titolari, non è che ci siano le riserve, per intenderci. Quindi... Ok, ci fermiamo e poi torniamo sempre qui alla nona puntata di Serie A Style per continuare a parlare della 22esima giornata del campionato di Serie A e delle domande che ci sono arrivate dai nostri ascoltatori. A tra poco.